Bentornati in questo video tutorial su GCAD e adesso vediamo come poter andare a gestire quello che è la stampa. Per quanto riguarda la stampa, abbiamo qui in alto l'icona stampa, oppure possiamo andare anche nel menu principale e andare a fare stampa. Come vediamo, abbiamo varie modalità: stampa diretta direttamente dal modello, oppure stampa layout. In particolar modo stampa diretta mi permette quindi innanzitutto di andare a scegliere quelle che sono le caratteristiche quindi del numero di copie, poi oltre ad avere quello che sono il tipologie di formato che mi dà a disposizione quella che è la mia stampante. Ovviamente io adesso vado a scegliere per comodità un formato A3 e vado a sceglierlo orizzontale. Secondo passaggio, ho la possibilità di definire quella che è l'unità di stampa e l'unità di disegno, oppure fare adatta contenuto. La cosa molto importante è la funzione qui in basso che mi permette di definire quello che è l'area di finestra o estesa, cioè vedere tutto quello che è contenuto all'interno del mio layout. Se io vado a fare finestra, ad esempio, seleziona, mi vado a definire quello che è la mia finestra di selezione. Prendiamo come riferimento questo riquadro, vado a centrarlo e quindi lui mi ha adattato in automatico quello che è la rappresentazione del mio disegno sulla scala. Quindi se adesso vado a fare salva, mi dà la possibilità di salvare quindi in vari formati. Io ho già spuntato come salva come file, quindi posso salvarmi in PDF o in vari formati immagine. Se io tolgo ovviamente la spunta, posso accedere nelle proprietà della stampante e scegliere quelle che sono le varie stampanti disponibili a mia disposizione. Quindi in questo modo posso poter quindi andare a gestire anche quella che è l'unità di disegno. Se io adesso faccio 1 a 5 e faccio aggiorno, vedete, mi ha adattato, mi ha ridotto quello che mi ha ingrandito quello che è la mia scala di disegno. Tornando scala 1, mettendo scala per esempio 1 a 20, mi permette quindi di poter andare a 1 a 20, eccoci qui, di andare ad aggiornare e ad adattare quello che è la mia rappresentazione della mia stampa. Se invece voglio andare a gestire quelle che sono i layout, vedete qui già ci sono dei layout predefiniti, ma volendo potrei fare tasto destro sul modello, aggiungi layout, quindi fare layout, nome del layout, fare A. Layout A. A questo punto vado, rientro nella sezione del layout e se clicco sull'icona della stampante posso innanzitutto andare a gestire quella che è la mia dimensione del layout. Abbiamo detto A3 orizzontale. Faccio aggiorna, ok, e vedete si è adattato quello che è il mio layout di finestra di layout. Ora la cosa molto importante è andare a creare quelle che sono le finestre del viewport del mio disegno del modello. Quindi delle viste del mio modello. Quindi come procedo? Ad esempio, io vado ad utilizzare l'icona rettangolo e mi vado a creare quello che è la mia area di interesse. Ora io ho preso tutte le estensioni delle auto, ma potevo anche prendere solo una parte. Vado sul tasto destro del nome delle auto e faccio aggiungi referenza al disegno. In questo modo io ho centrato quello che è tutto il mio disegno all'interno delle auto. Ora, per poter andare a fare delle modifiche, doppio clicco all'interno della vista e mi vado a zoomare quello che è il mio dettaglio, oppure se voglio andare a definire quello che mi interessa appunto nella stampa, nella 3, mi vado a definire doppio clic esterno sull'area di lavoro e quindi ho bloccato quella che è la mia vista di layout. Voglio andare a stampare la mia finestra di layout, semplicemente adesso vado su stampa, stampa layout. A questo punto lui mi va a prendere in considerazione il riferimento classico dei formati delle auto che sono andato appunto a considerare. Posso vedere il parziale o tutto, in questo caso tutto mi fa vedere anche quello che sono la gestione. Posso assegnare ovviamente anche quello che sono lo CTB, il file stile di stampa. E posso scegliere di stampare tutti le auto oppure quindi scegliere quale layout visualizzare in anteprima, oppure fare un intervallo di stampa, scegliere una stampante e quindi procedere poi a quello che è la stampa vera e propria del mio layout di stampa. Un'ultima cosa, io posso selezionare
il viewport, la vista, vedete, vado su viewport, posso gestire il viewport scala anche da questo punto di dettaglio, quindi mi permette di identificare, dare il valore della scala o ancora meglio cercare quindi di definire quelle che sono le scale predefinite di disegno per quanto riguarda il layout che ho definito.